Buongiorno a tutti ragazzi e buon martedì. Stasera inizierà una partita molto importante, il derby di San Siro, andata di Coppa Italia. Una partita dove veramente non saprei giudicare le due squadre per gli ultimi risultati che hanno fatto e prestazioni che hanno fatto. Quindi sarà un derby, molto molto anomalo, dove bisognerà veramente valutare e vedere chi sarà meglio, chi non uscirà in forma, chi la spunterà. Ieri si è chiuso l'incontro di Serie A, Atalanta-Sampdoria 4-0, una bella partita, dove l'Atalanta ha confermato la forza e porta tre punti importanti con una gara in meno che deve ancora affrontare il recupero con il Torino. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, vi aspetto numerosi e parliamo del derby. Il derby. Stasera sono molto curioso di vedere i miei calciatori come reagiscono dopo le prove di Salerno e Udinese. Mi aspetto una reazione mentale, fisica e soprattutto di testa. Questo è quello che veramente mi auguro stasera. Poi staremo a vedere cosa succederà, perché come tutti ben sanno il derby è sempre il derby, sono quelle partite un po' a sé. Ecco. Il Milan mi auguro che faccia una buona prestazione, riesca a portare a casa un risultato positivo e poi, come ho già detto, io questo derby lo sento meno. Perché? Perché questo è solo l'andata, quindi c'è ancora la partita di ritorno. Ma la partita veramente importante è quella di domenica, che dirà se saremo ancora in corsa per lo scudetto oppure no. Quindi sono molto, molto curioso. Mi auguro veramente di vedere una reazione, mi auguro di vedere una squadra concentrata e soprattutto mi auguro che Pioli riesca finalmente a dare quel qualcosa in più che fino a oggi, a mio parere, non è riuscito a dare. L'intervista ieri di Pioli mi è piaciuta abbastanza. Ha parlato anche bene, mi auguro che dalle parole ai fatti poi la cosa sia uguale. Sicuramente giocherà che sì. Ieri ha detto che è molto bravo e il miglior giocatore nel non possesso palla. Ma sarò io che vedo un altro che sì, saranno altri tifosi che vedono un altro che sì, avrà ragione lui. E vedremo, quindi la curiosità è molta. Non ci giochiamo, ripeto, tutto stasera a livello di Coppa Italia, ma sicuramente una buona prestazione, una buona prova va fatta. E poi ricordiamoci che si andrà a Napoli. Lo voglio ricordare, lo voglio specificare, perché il derby, ok, ma occhio a domenica, perché domenica sarà il bivio. Domenica si saprà veramente questo Milan se potrà continuare la corsa a scudetto, se frenerà o se rimarrà lì in bilico. Domenica veramente una gara non importante, ma di più. Quindi mi auguro veramente grande testa, grande forza, grande concentrazione. E del resto nient'altro, nel resto nient'altro da dire. Vedremo poi dopo il derby come sarà e commenteremo tutti insieme questa partita. Comunque vi ringrazio a tutti ragazzi per i vostri ascolti, mi raccomando iscrivetevi numerosi, clic, 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 e un buon martedì a tutti, un abbraccio e un bacione cari amici rossoneri e non rossoneri. Ciao a tutti ragazzi!